è la prima volta che trovo una persona seria in politica. Ed è difficile, lo dico a mio discapito, trovare persone serie in politica. È una persona che ha saputo mantenere un impegno preso e ha avuto fiducia in me, e oggi deve essere mia capacità di pagare questa fiducia che mi ha dato. E io con la... ruolo prestigioso che ha dato a me, ma ha dato a Tarinza, ha dato alla Valle di Suessa, ha dato alla provincia di Caserta, devo fare tutto il mio meglio affinché domani possa essere utile per Tarinza, per la Valle e per Giorgio nelle prossime occasioni. Io vi ringrazio per essere sempre partecipi quando vi chiamo, questo è il mio gruppo portante, i miei amici di sempre che ho conservato, che mio padre mi ha lasciato in eredità e che sto provando a tenere sempre al mio fianco, e vi ringrazio ancora una volta. Grazie. Salutino giusto veloce, due secondi. Velocissimo, no, giusto per dire che è difficile parlare dopo Beppe perché l'ha detto con il cuore, le parole dette col cuore sono un po' sempre difficile superarle nei contenuti e nelle emozioni che si vogliono trasmettere. Io dalla mia posso dire una cosa: io ho conosciuto Beppe in campagna elettorale grazie anche ad Antonio Roserto, che è qui presente questa sera insieme a noi, insieme a Beppe Vinciverra, a Luigi e tanti altri amici della zona. Devo essere sincero perché io sono un tipo che non ha sovrastrutture, sono uno che parla e dice quello che pensa. Quando mi è stato proposto e quando ho dovuto quindi valutare il nome di Beppe come presidente, non è dei componenti del consiglio di amministrazione, quindi come presidente di un'agenzia importante della provincia di Caserta, quella appunto che gestisce tutte le strutture sportive della provincia di Caserta, noi abbiamo il palazzetto dello sport, la piscina, il tennis a Santa Maria, le palestre, gestiamo veramente oltre un milione di euro, più di un milione di euro nel garantire i servizi sportivi in provincia di Caserta, e quindi ai giovani, un'utenza importante della provincia di Caserta. Sinceramente avevo avuto dei dubbi, dei fortissimi dubbi, provenendo poi da un'esperienza romana, laddove le scelte vengono fatte con una certa oculatezza, guardando i curriculum, guardando le esperienze professionali, conoscendo direttamente, non conoscendoci direttamente come persone nel tempo, quindi avevo avuto delle grosse perplessità. Poi alla fine però mi hanno convinto due cose: una, la genuinità, è una persona genuina, una persona semplice, ma soprattutto una persona che ci mette il cuore, come diceva la moglie prima quando parlavamo in privato, cioè tra di voi, è un ragazzo che ci mette il cuore. Mi ha impressionato soprattutto questa cosa: in politica oggi servono le persone che ci mettono il cuore, non servono le professionalità, servono le persone che ci mettono il cuore, le persone che ci mettono la passione. Bisognerebbe tornare veramente come un tempo a fare la politica con passione, come quando un tempo si mettevano i manifesti che la notte, come da ragazzi mettevamo il manifesto la notte, esatto. Bisognerebbe fare la politica mettendo i volantini in mezzo alla strada, e lui sta svolgendo questo ruolo allo stesso modo. Cioè, si è messo lì carta per carta a leggerla, a incontrare gli imprenditori che gestiscono delle strutture e che sono morosi e che sono riottosi anche nel pagare, nel farci recuperare, opera da lumaca, ma soprattutto da lumaca nel senso di persona che si mette là e non lascia la preda, ecco, come un animale che non lascia la preda, esatto, come un cane da presa, sta facendo fare bella figura alla provincia di Caserta. Tra l'altro anche sul piano della comunicazione ho avuto modo di apprezzare come sta facendo ritornando in auge l'AGIS. E allora le perplessità che io avevo all'inizio e che avevo superato immaginando soprattutto questa bontà e questa genuinità che lui ha, mi sono subito cadute, e io oggi penso di aver fatto la scelta migliore che potevo fare. Assolutamente soddisfatto della scelta che ho fatto di aver messo lui come presidente.
presidente, ma anche di aver messo altri due ragazzi nuovi. Fissa, sì, oggi finalmente una struttura provinciale, una struttura, parliamoci chiaro, diciamo struttura parallela della provincia, che in passato veniva occupata per questioni politiche, partitiche, di spartizione e quant'altro. Oggi l'abbiamo affidata a delle persone serie, competenti, che ci stanno mettendo il cuore. Soprattutto a Peppe io voglio dare il grazie a nome dell'intera provincia, e penso di poter interpretare anche il pensiero di due concittadini, perché è un onore anche per la tua città avere una persona all'apice di una struttura importante come quella dell'AGIS. Grazie a voi.